sua mamma le teneva tutte incasinate dentro al cassetto e io le ho stampate a modino. Sono bellissime. Come sono? Bellissime. Bellissime. Magari le vedo domani. Sono stanco morto. Tu no! Oh! Non rompere le palle. Muoviti! A me quel signore, vieni! Guarda che la nostra è una mamma molto importante. Ti serve nulla, amore mio? Mutande, calzini? Per raccontare la sua storia ci vorrebbe un romanzo di 300-400 pagine. Sapete che con mamma ci si diverte sempre. Ma non corre, cosa corre? Per raccontare la storia di questa madre, di noi due, fratello e sorella, e di tutte le nostre avventure, ci vorrebbe uno di quei filmoni di una volta. 83-1 prima! Oh, scusi, dottor Risi. Portami da mi figlioli, forza! Portami da mi figlioli! Cosa fai? Oh, 18 anni, molto lieta. È contrampolato. A me mi ha rovinato la vita. No. A lei anche. Se magari viene a conoscerla, la rovina anche a te. No. Figlia da come tu, Bruno! Lascia da sola! Per fratello maggiore! Se ne vai anche la mia, quindi rimango qua, rimango. Mario! Ci rompi i bimbi! Tanto ti ritroso! Io non ne ho di bei ricordi. E se ce l'avessi me li farei levare tutti dalla testa. Scusami, vieni qui! Non ti volevo far male, vieni qui, Bruno! Amore, dove vai? Dove vai? Perché dall'amore di una mamma così come la nostra, purtroppo, per fortuna, non c'è via di scampo. Oh, che bella la luce! Bella giornata oggi. La prima cosa bella che ho avuto dalla vita è il tuo sorriso giovane.